Marco Marozzi, esattamente un anno fa usciva il tuo libro Sogni coraggiosi, la lotta di un medico italiano contro la sclerosi multipla. È la biografia del professor Zamboni, il cui metodo di cura divide la comunità scientifica. Tu, Marco, sei stato a lungo a contatto col professor Zamboni. In cosa consiste l'intervento che lui promuove, che poi è lo stesso a cui si è sottoposta Nicoletta Mantovani? Zamboni, che era un chirurgo vascolare famoso anche prima di questo tipo di intervento, infila un palloncino attraverso un intervento di angioplastica, infila un palloncino nella vena del collo. Nella vena del collo, aprendo la vena del collo, interviene su il flusso del sangue dal cervello al cuore, dal cuore al cervello, e di fatto libera il cervello da delle macchie che, secondo Zamboni, è in corso adesso una sperimentazione della Regione Emilia Romagna con 2 milioni di soldi pubblici, secondo Zamboni, influisce positivamente sulla sclerosi multipla, la ferma, non è che la guarisca i guai pregressi, la ferma, che è una cosa diversa, cioè, non interviene su, se uno è in carrozzella difficilmente può tornare a correre, se riesce a intervenire, prima, quindi il grande dramma dei malati è che prima si interviene meglio è, perché riescano a bloccare la malattia prima che degeneri. Nicoletta Mantovani però dice: sono guarita dalla sclerosi multipla a 6 mesi dall'operazione. Marco, una dichiarazione così impegnativa non rischia di generare troppo facile entusiasmo nei malati, che in Italia, ricordiamo, sono 60.000 circa? Il titolo è indubbiamente forte, è anche semplificazione giornalistica. In realtà si guarisce, nel senso che si ferma a quel punto la malattia e non c'è nessun tipo di degenerazione, quindi è importante, ripeto, prima si interviene. Nicoletta Mantovani zoppicava di volta ogni tanto in maniera molto, molto, molto visibile, col bastone, faceva fatica, evidentemente c'è stata una regressione. La moglie di Zamboni, sulla quale lui è intervenuto, Zamboni si è messo a occuparsi di questa cosa nel 2007 perché sua moglie era stata colpita dalla sclerosi multipla, lui si è messo via dalla sclerosi multipla. La moglie di Zamboni era diventata praticamente cieca, adesso ha recuperato completamente la vista, quindi gli interventi, questo, se certo si tratta di intervenire il più presto possibile. La moglie Zamboni è stata operata un anno e mezzo dopo che aveva avuto i sintomi più importanti, quindi non credo che rischi di alimentare chissà che cosa, anche perché Zamboni non è che la proponga come la panacea unica per tutti i mali, dice può essere uno dei sistemi per intervenire su una malattia che è fondamentalmente sconosciuta, ma dice uno dei sistemi, ma dice non smettete il rapporto con neurologi, non smettete le medicine, non smettete una serie di cose, può essere uno degli interventi su cui intervenire per risolvere almeno parzialmente i guai di 60.000 malati, alcuni milioni in giro per il mondo, tra l'altro che aumentano in maniera progressiva.